E nel frattempo abbiamo trovato ancora un'altra fonte di disturbi. Beh, la soglia di rumore si abbassa. Il rumore è sparito. Attenzione, il rumore è sparito. Quindi abbiamo trovato la fonte di merda. Maledetti, maledetti. È colpa di questi. Di questi cosi bastardi. E ci siamo messi a diagnosticare, a fare delle prove su questo alimentatore della Philips che alimenta i LED. Per sopperire al dramma e all'orrore dei disturbi, ci è finita a costruire filtri a pi greco grazie all'aiuto di Vash, che ci ha mandato uno schemino con due condensatori da 220 nanofarad e una ferrite avvolta trovata a caso, ma che dovrebbe andar bene. Ed ecco il filtro a pi greco sull'alimentatore, vediamo cosa succede. Wow, miglioramento notevole, si sente solo un leggero fastidio. Per fare una comparazione ho ricollegato questo qui e sentite il rumore. Incredibile. Incredibile, grandissima vittoria, socialismo lui, socialismo lui. Ed ecco che ho smontato il pannello e ho smontato anche il suo alimentatore, che è questo. Il pannello è ok, è di marca, è Philips, è molto leggero, non pesa veramente niente, giustamente è un pannello LED del cazzo. Ma adesso vediamo cosa possiamo fare su questo qua, perché Vash suggeriva di fare delle misure e quindi di migliorare la situazione, e quindi noi proveremo, forse. Per aprirlo bisogna violentare queste clip e poi disarticolare la parte sotto e poi scassare a calci questi. Ed ecco qua, empiricamente 15 millihenry di bobina avvolta su un toroide qualsiasi, questi sono di recupero. Condensatori da 100 nanofarad, 50 volt, perché io qua comunque ne ho 36. Ed ecco fatto. Ho provato con l'SDR, col ricevitore SDR, si nota appena attorno ai 10 MHz, ma me ne sbatto. Me ne sbatto e va bene così. Rispetto a prima è veramente la pace. Ed ecco, ho montato quella. Adesso ho smontato il trasformatore da qui, l'alimentatore. Per essere più precisi, ho cambiato questa qua aveva un'induttanza probabilmente troppo bassa e quindi ho messo questa da 15 millihenry. Qui i condensatori sono più grossi, 220 nanofarad, e quindi vedremo, è tutto empirico, ci sono dei calcoli da fare, ma io li disconosco e me ne sbatto, preferisco l'empirismo. E ce l'abbiamo fatta infine, ce l'abbiamo fatta ad avere meno disturbi, meno bordello sulle onde radio e una luce con cui vedere le cose. Come al solito io non ci dormo la notte e mi chiedo, ma perché la M si sente così piano? Presumendo che le valvole funzionino, cosa non certa, io adesso do un'occhiata alle resistenze e verifico che l'unica il cui valore è giusto è questa. Dov'è? Questa qua. Questa è, diciamo, giusta. Tutte le altre hanno... Vediamo se riesco a inquadrare con questa cazzo di telecamera. Allora, questa telecamera ha un problema. È che io guardo lo schermo e lo schermo mi vede qui, ma in realtà l'obiettivo è qui. Perché, non so se capite, è sfalsata. Cioè, l'obiettivo è qua, ma lo schermo è qui. E quindi io quando inquadro devo guardare lo schermo
E però se devo inquadrare questa cosa, io nello schermo lo vedo qui, ma in realtà è qui. E vabbè, comunque, a parte tutto, il discorso è che sono in preda all'allergia e queste resistenze hanno tutti i valori sballati, sono tutti valori molto più alti del normale. Io presumo che questo sia un problema. Di solito è un problema. Potrei fare due cose, potrei perdere tempo, misurarle tutte e vedere quali sono fuori specifica, e le sto trovando tutte fuori specifica, oppure sbattermene il cazzo e le palle e cambiarle. E voi direte, ah, ma questo non è un restauro, ah, ma l'originalità della radio, ah, ma di qua, di là. Io me ne sbatto, perché questa è una radio che deve funzionare. Volete l'originalità della radio? E mettetevi su mauser.com e compratevi le resistenze al carbone. Però siccome io non ce le ho le resistenze al carbone e neanche le voglio avere, io ci metto le resistenze che ho, nuove, e queste le fidelcastriamo, perché non può funzionare una radio con i valori tutti sballati. Ciò rovina le valvole, rovina tutto, non va bene. Per cui adesso procedo a cambiare le resistenze, perché è una cosa che va fatta. Qui abbiamo un caso eclatante, a parte il minuscolo ragnetto che non riesco a mettere a fuoco. Dai telecamera del cazzo, metti a fuoco. Niente, non ce la fa. Il minuscolo ragnetto che potete osservare qui, no, non ce la fa. Ok, questa resistenza da 47 kΩ, vedete, giallo, viola, arancio, e vi confesso che io dopo 35 anni ancora io devo stare lì col dito a fare marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, devo stare lì a contare perché non mi ricorderò mai i colori. Comunque questa è una 47 kΩ, misura 230 kΩ. Questa roba qua, questa merda, 230 kΩ. Dopo il recap, la nuova frontiera è il re-resistor. Ho cambiato tutte le resistenze, erano completamente fuori specifica, e ho trovato queste belle resistenze russe, assolutamente di una precisione notevole. E quindi, se mettessi a fuoco sta telecamera del cazzo! Spero di non avere fatto cazzate. Mi preoccupa un po' il wattaggio di alcune di queste resistenze, tipo queste due. Sono un po' piccine, ma sono quelle che ho. Se bruciano, bruciano. Io me ne sbatto e vedrò cosa succede. Sicuramente adesso sarà da rifare tutto l'allineamento, perché sono cambiati i valori e quindi la radio si comporterà in modo differente. E quindi andiamo a provare. Allora, io sono sicuro che farà il botto. E quindi vediamo questo botto. La radio è già accesa. Niente botto finora. Niente fumo? Ciò mi delude. Non si sente niente. Assolutamente niente. Ora io spero e presumo che sia la taratura, perché non si sente assolutamente niente. Dobbiamo provare l'FM, vediamo. L'FM qualcosa c'è. Ok. L'FM c'è, probabilmente sarà di nuovo da tarare. Vediamo se riesco a trovare il cacciavite. Eccolo qua. Il cacciavite e questo per fare la punta al cacciavite, perché ogni volta mi si rompe. Allora, FM. Eh sì. Viene su. So qual è il libro che prenderei dalla libreria. Va bene. Va allineata, d'accordo. Adesso proviamo questo allineamento a orecchio. Va bene, ora si tratta di trovare la cazzata che abbiamo fatto, ma per curiosità guardiamo con la termocamera Vevor se c'è
qualcosa di caldo. E io sinceramente non vedo molto. Vedo sì una resistenza molto calda qui, ma questa è da X watt. Zoccola delle valvole, questa resistenzina, ma sì, a 66 gradi, forse. Invece non mi sembra che ci sia altro. Va bene, adesso ricontrolliamo le posizioni delle resistenze e vediamo se ho fatto qualche cazzata. Se non dimenticassi sempre il cacciavite. Io avevo dimenticato invece una saldatura e quindi l'ho fatta e il risultato è che la radio è tornata a vivere. Ecco le onde medie nascere dall'etere. Ora ovviamente noi a quest'ora non prendiamo un cazzo, però posso accendere il generatore di funzione, l'oscillatore modulato. Se lo alimentassi forse funziona meglio se lo alimentiamo. Maledizione. E quindi vediamo se riusciamo a sentire una modulazia. La colleghiamo all'antenna. Abbassiamo un po'. Non si sente un cazzo. Ah, ecco la nostra modulazione. Bene, ora il 1000 dovrebbe essere qui, ammesso che lì siamo a 1000. No, non siamo a 1000. A 1000 siamo qua, vediamo. È andato un po' in qua. Va bene, adesso ci accordiamo. Ecco un segnale a 1 MHz radio generato da lui. Come l'ho tarato? Semplice, questo pezzo di plastica gira a cazzo. Ma la sintonia vera e propria è questa. Che ora ho sballato. Eccolo. Questo è il 1000, 1000 kHz, lo metto qua, dopodiché devo settare questo a 1000. Ed ecco che quasi ci siamo. Va bene. Va bene, non dobbiamo essere fiscali, ma questa è la mia modulazione che posso alzare, posso abbassare. Al minimo posso alzare un pelino e questo è un 1000 che ho messo lì, come vedete, a 1000, perché la sintonia si fa da qui, da questa manopola rossa, ma lui, tutto il disco, ruota per i cazzi suoi e quindi si può mettere a posto. Poi qui abbiamo un attenuatore, sto modulando internamente, quindi ho quel tono. Ed è qua a 1000. Ora vediamo dov'è il 1000 qua. E qui dovremo andare a vedere sulla scala dov'è questo 1000. Ed è, penso, un po' più in là. Questa, se riesco a non romperla, è la scala che io metto qui. E come vedete siamo fuori perché 1000 è qua e noi siamo qua a 740, 730, quindi bisogna far sì che il 1000 arrivi qui. Ora vediamo se ci riusciamo. Giocando con i cazzi. Per non saperne leggere né scrivere, io smanazzo. Ecco, io smanazzo a cazzo. Ho scoperto che questo sposta la frequenza. Ed eccoci più o meno a 1000, più o meno a centro scala. Poi questo mi dà un picco sulla modulazione, così sento più forte. E sto andando a orecchio perché non posso fare diversamente. I compensatori qua dentro non sono compensatori, ma sono anche loro delle ferriti. Mi danno, vedete, mi si abbassa e cerco il suono più alto. Dovrei usare
un tester analogico in parallelo all'altoparlante. Oh, sentite come viene su forte il suono. Ora passiamo alla parte sopra. La parte sopra la faccio con una mano. Vedete? Ora non si capisce dalla telecamera, prenderò un tester analogico. Ecco, un modo un po' empirico, ma insomma, se facesse contatto sarebbe anche una cosa buona. Ho collegato il tester al posto dell'altoparlante, così se io alzo il volume ottengo una lettura di tensione che, se non mi sbaglio, deve essere alternata. Purtroppo sono a scala 5 volt perché questo tester di più non fa. Però cosa succede? Che se io adesso muovo i miei compensatori, tipo questo, e lo ruoto, come vedete, lì mi si alza l'ago e poi mi scende. E quindi lo metto sul punto massimo. Lo stesso per l'altro. Vedete, si abbassa e mi si alza. Ecco, e così sono regolato, diciamo. Sono abbastanza sicuro che sia regolato. Ora lo faccio anche di sotto e vediamo se riesco a migliorare la situazione. Ora, senza occhiali è difficile, dove stracazzo ho messo gli occhiali, ma è possibile, sti cazzo di occhiali che ogni volta si vanno a fare in culo, dove cazzo li ho messi? Occhiali spariti, scomparsi, li avevo addosso un attimo fa. Annullati, distrutti, spariti, finiti. 3 ore adesso a cercare gli occhiali. Questo video è, eccoli qua, vaffanculo. 2 ore di riparazione radio, 18 ore cercare le cose. Ora vado qui sotto, sempre su una merdosa ferrite. Se riuscissi a ficcarglielo. Ecco, anche qua vado a cercarmi il picco massimo sul lago, che adesso vi faccio vedere. Ora muoverò quest'altra ferrite e come vedete si abbassa, si alza e si alza. E siamo lì, diciamo che il picco massimo è lì, non c'è molto da fare. Ecco, così. Mentre se muovo questo, un'altra ferrite, vedete, si abbassa e si alza. E siamo sempre lì. Mentre l'altra ferrite che ho mosso prima è la posizione in frequenza, che ora sistemerò. Perché questa è la ricezione, questa è la posizione in frequenza, quindi dove l'ago legge il kilohertz. Ora questo ago dovrebbe essere un po' più in qua. E questo lo facciamo subito. Io a questo punto torno all'altoparlante. L'altoparlante che ho castrato in modo brutal. E quindi ora sarebbe da risaldare. Ma io ci metterò un pezzo di filo e vaffanculo, ci metto un jumper, toh. Ecco. Ok. Ora, in quanto alla frequenza, qui ho 2 viti perché questo mi regola anche la posizione in frequenza. Ecco, sono uscito fuori frequenza, ma ora me lo trovo qua. Stringo ancora un po' questa vite. E ora forse è un po' troppo. Vediamo la scala parlante. Adesso facciamo una cosa. Questo lo settiamo a 1000 in base a questa cazzo di cosiddetta, viene chiamata scala parlante. Sì, che poi se non la mettessi al contrario non farei la figura del coglione. Il coglione che sono. Ecco, la metto più o meno così. Siamo su 1000. Un pelino più indietro, dai. 1000 la mettiamo qua, perché poi comunque sarà messa così
nella radio non c'è tutta questa precisione, quindi ce ne sbattiamo il cazzo, ce ne sbattiamo le palle, ce ne sbattiamo anche il perineo, e quindi lo mettiamo finché, ecco. Ritariamo perché adesso abbiamo spostato. Non mi pare che ci siamo. Ora ridiamo un'occhiata sotto. Ritariamo pure sotto. Ed ecco il 1000 che è salito di volume. Perfetto. Questa è la posizione. Ultimi due nuclei. Se entrasse il cacciavite, puttana di Eva. Perfetto. E ora qua. Ok, più di questo per la M io non posso fare. E a questo punto, generatore spento, colleghiamo l'antenna e vediamo se qui attorno ai 1000 prendiamo Radio Malta. Ma forse non è l'ora giusta. Qualcosa arriva. Arriva solo una paccata di disturbi. Io non ho il saldatore acceso bene. Spengo anche le luci, così avremo meno disturbi. Infatti, possiamo osservare la radio nella sua bellezza. Io spero che questa musica araba non sia sotto copyright. Comunque evito di farvela sentire. È molto bella l'ombra della molla illuminata dalla lampadina. Guardate che effetto. Guardate che bell'effetto. Wow. Guardate che meraviglia. Che figata. Ora, le onde medie sono ovviamente influenzate dalla ionosfera, sono le 13 e qualcosa? Non lo so. Sì, sono le 13:59, direi, sì. E quindi non è il momento adatto per ricevere le onde medie, perché non arrivano, perché c'è l'attività solare che impedisce e fastidia, o viceversa, non ricordo bene. Comunque, bisogna provare di notte. A questo punto do allo stesso modo do una regolata all'FM e poi ci rivediamo. Dabi vive in maniera ambivalente. Ora sì che si sente bene Radio 3. Da un lato lo accetta, nell'accezione accettare, dall'altro in senso politico. Perfetto. E demagogico. Il romanzo premiato intanto è andato a genio al dottor Louis Ferdinand. Perfetto. Tetusci. Radio Tarata, celeberrimo, finalmente, finalmente. Victoria socialismo lui. Victoria socialismo lui. Il viaggio al termine della notte, con grande concorso di folla, vicino al muro dei federati. Non credo che vi tedierò con il rimontaggio di questa radio nel suo mobilio, quindi per me la riparazione vaffanculo finisce qui. Però se l'ha fatta lui e non l'ha mandata, si sente benissimo. Mentre la mandata del mastro, sa come fa Don Zecchi. Beh, dai, più tardi proviamo anche le proviamole anche adesso, le cazzo di onde medie. Bisognerà provare più tardi. Non è orario. Lasciamo acceso per un po' e proviamo dopo le onde medie. Ora voglio fare un esperimento. Perché qua abbiamo una resistenza da 47 kΩ che ne misura 54. Vediamo cosa succede se la scaldo con l'asciugacapelli.
Beh, non tanto. Diciamo che non cambia di molto. E per giunta risale, quindi adesso passiamo al next level. No, direi che sale. Se brucio la resistenza, sale di valore. Eh sì. Beh, poi è scesa però, eh. Ecco, ora sono in specifica, 47 kOhm. Interessante l'odore di plastica bruciata che si sta diffondendo qui nel laboratorio. Ma questa resistenza fritta purtroppo sta salendo ancora di valore, quindi no. Riscaldare le resistenze non le riporta ai valori originali. Ci mancava di provare lui che ho oliato per bene dentro e fuori, sopra e sotto, sinistra, destra. Ora qua non si vede perché l'ho richiuso, ma qui sotto c'erano un bel po' di meccanismi da oliare. E l'abbiamo connesso alla 220 e come vedete, se io faccio così, lui si avvia. 33 giri e dopodiché quando arriva alla fine, tacchete, si stacca e si spegne da solo. Possiamo provare le varie velocità, tipo 33, 45, proviamo i 78 giri. Vibra un po', però direi che ci siamo. Scendiamo a 45, 33, i famosi 16 giri che non ho mai visto. Non ho mai avuto un 16 giri. Va bene, questo lo proveremo poi con qualche cazzo di disco. Per concludere con un test serale. Copyright. Questa è Radio Romania. Radio Romania Internazionale arriva fortissima ed è su più frequenze. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma... Sì. Arrivano diverse stazioni adesso. Anche a Radio Malta, nella posizione giusta. La M la do per buona. Riproviamo al volo l'FM, ma non abbiamo antenna. E c'è un falso contatto nel maledetto commutatore. Eh sì, questo è un falso contatto bastardo. Va bene, diamogli un pezzo di antenna, perché vuole l'antenna. Ecco, basta un pezzo di filo. Devi morire, devi morire, devi morire, o comunque devi rimanere segnato. Ecco perché si utilizza la roba. A chi va a fanculo?